conclusa l'ultima seduta della commissione d'inchiesta regionale sullo scandalo Monte dei Paschi. Attualmente la commissione d'inchiesta è l'unico organismo istituzionale in Italia che tiene e terrà un occhio su questo disastro. Ad oggi abbiamo rilevato che circa 50 miliardi di euro si sono azzerati, erano soldi della comunità toscana e della comunità italiana. Terremo un occhio puntato su questa vicenda perché a giorni usciranno gli esiti degli stress test europei e noi chiediamo al Consiglio regionale che si faccia carico di questi esiti e che faccia tutto in suo possesso per tutelare i cittadini toscani, i cittadini italiani, gli risparmiatori e le imprese della Toscana. In tutta questa vicenda è emerso un grande responsabile. Il grande responsabile è il Partito Democratico, che è stato artefice non solo delle nomine, ma anche di grandi influenze sugli indirizzi della fondazione e sugli indirizzi della banca che hanno portato a questo dissesto. Oggi noi chiediamo l'azzeramento dei vertici della banca, degli organismi di controllo, di quelle solite persone che erano presenti per esempio nell'operazione Antonveneta, chiediamo una ripubblicizzazione di Banca Monte dei Paschi, ma anche una ripubblicizzazione dell'organismo di controllo quale Banca Italia. Banca Italia oggi è in una situazione di conflitto di interessi che per noi è inaccettabile. Rimaniamo in contatto perché da settembre verranno fatte una serie di pillole approfondite sui vari paragrafi della relazione d'inchiesta che verrà pubblicata proprio in quel periodo, in modo tale da dare a tutti i cittadini una consapevolezza approfondita su quanto abbiamo scoperto. Oggi in audizione abbiamo ascoltato in commissione i direttori di programmazione di Area Vasta. I contenuti li ridiscuteremo a settembre. Tre cose però voglio raccontarvi. La prima è che continua il percorso di smantellamento del servizio sanitario pubblico a vantaggio del privato e c'è un disegno chiarissimo ormai a tutti i livelli. La diagnostica la stanno già dismettendo di fatto dal pubblico verso il privato e siamo molto preoccupati ed arrabbiati. Due cose molto specifiche invece le voglio raccontare rispetto all'area vasta nord-ovest, dove da un lato ancora non siamo stati capaci di capire perché ci sono due zone della regione toscana dove si muore di più, lo sappiamo da 10 anni e ancora non hanno fatto gli interventi necessari per capire questo fenomeno. Due zone dove si muore di più per tumori e per malattie cardiovascolari sono la Versilia, Viareggio e Massa Carrara. Ancora siamo fermi nelle interpretazioni di questo fenomeno e lo abbiamo ribadito. Questa settimana abbiamo analizzato il rendiconto 2015 della Regione Toscana e siamo stati presso la Corte dei Conti ad ascoltare il resoconto relativo alla Corte. Purtroppo il risultato della Toscana anche per quest'anno non è tra i migliori e non si può dire che le altre regioni stanno peggio. Cerchiamo di fare meglio, perché se si guarda sempre gli altri non progrediamo come regione, come gestione del bilancio. Le criticità sono le solite, le partecipate, Fidi Toscana, le terme, le fiere sono costantemente in perdita e vanno dismesse e non si capisce perché continuiamo a rifinanziare, a ricapitalizzare certe partecipate che sono una perdita. Inoltre le spese sanitarie sono lievitate da 600 milioni a 900 milioni. Ma io chiedo ai cittadini, è migliorato il servizio sanitario nelle vostre zone dato questo aumento? La Corte dei Conti e il rendiconto dicono che abbiamo 690 milioni di disavanzo, un debito di 690 milioni della gestione 2015, che va a sommarsi al disavanzo sostanziale della regione che è di 3 miliardi e mezzo. Ci chiediamo come potremo risanare queste perdite. È stata necessaria una seduta della seconda commissione per permettere l'approvazione in Consiglio regionale di questa proposta di legge, preannunciata a gennaio ma elaborata soltanto ora, in fretta e furia anche questa, e se ne vedono i risultati. Tutto questo per destinare 800.000 euro, che divisi in vari progetti per delle cinte murarie sono veramente una cifra non simbolica ma direi irrisoria, per destinarle a dei comuni che avevano già progetti esecutivi pronti. Quindi a noi ci fa sospettare che in realtà si sapesse già dove si volevano indirizzare questi soldi e il nostro sospetto è che questi contributi andranno solo ed esclusivamente a dei comuni che hanno marchio PD dentro la loro giunta. Questa settimana è stata una settimana molto impegnativa, abbiamo affrontato delle problematiche sia in consiglio regionale che nella commissione mia di appartenenza affari istituzionali e partecipati. Nel Consiglio abbiamo parlato dell'assistenza che viene riconosciuta ai cittadini toscani truffati dalle banche
e pertanto sono stati stanziati 200.000 euro affinché tramite delle associazioni di consumatori i cittadini toscani possano rivolgersi a degli uffici legali per avere assistenza. Per quanto riguarda invece la Commissione, abbiamo affrontato diverse proposte di legge, ma abbiamo anche notato una problematica. Ci sono diverse osservazioni da parte degli uffici legislativi nei confronti delle proposte di legge e pertanto riteniamo che fra Giunta e Consiglio regionale possano esserci dei modi diversi di interpretare alcune regole. Stiamo a vedere, noi non perdiamo l'attenzione, rimaniamo sempre comunque attenti su tutto quello che succede all'interno del Consiglio regionale e vi informiamo continuamente.